Ciao ragazzi, sono Andrea, sono l'ultimo membro dei GGD, il migliore team in Italia, in Europa, nel mondo. E oggi sono qui per presentarvi la mia rubrica, una serie sulle carte censurate. Come sapete, Konami ha iniziato da un paio d'anni fa con le Lost Art a introdurre delle carte che precedentemente erano state introdotte con dei disegni diversi, ma sono stati corretti, diciamo, quando sono stati introdotti in Europa, in America, in quanto disegni un po' spinti o non culturalmente accettabili, diciamo. Sicuramente le carte più famose, che è stata anche la prima serie di Lost Art, sono sicuramente molto resuscitato e i vari pezzi di Exodia. Tuttavia ci sono un sacco di altre carte che sono state censurate per un motivo o per l'altro. Andiamo ora a vederne un paio. Iniziamo con un po' di tette, che giustamente fanno sempre bene. Sicuramente una delle più famose è la ragazza maga nera, che quando è arrivata qua in Italia giustamente le è stata ridotta la taglia del seno. Sono cose che capitano, ma non è assolutamente l'unica carta che ha subito questo triste destino. Infatti Roma Ombra è stata coperta parecchio nella zona, come dire, pettorale, e anche sulla pancia, perché a quanto pare la pelle fa schifo ai personaggi europei. Poi ci sono altre carte sempre con lo stesso destino. Elfi Gemelli, la versione europea, presenta tutto coperto, una bella tutina unica, mentre la versione giapponese presenta una scollatura molto ampia. Stesso destino per le Lady Arpie, che le più famose, numero 1, numero 3 e persino la Lady Arpie Toon, che è uscita soltanto pochi mesi fa, ma presenta anche questa delle censure, sono state tutte dotate di una bellissima tutina per coprire il poco di pelle che si vedeva. Proseguiamo sempre con le censure, diciamo, fisiche. Il primo è Artefatto Falce, una carta abbastanza usata insieme a Sanctum. Nella versione giapponese, a differenza di quella europea, presenta le gambe aperte e quindi potrebbe vedersi la falce. Gli sono state chiuse le gambe, fortunatamente. Un'altra carta, per carattere maschile, è Artorius, il re dei nobili cavalieri, che presenta sulla luminescenza, che presenta su tutto il corpo. Nella versione orientale presentava anche una luminescenza in direzione dell'inguine, diciamo, che poteva far intendere a un pene. Fortunatamente è stato tolto. Ci sono poi un sacco di artwork rivisitati in maniera inutile, non si sa per quale motivo, come ad esempio Dverg, gli è stata messa una bellissima tutina arancione, mentre nella versione originale era semplicemente nudo, ma è uno spiritello e non si notava neanche, visto che anche lui di base è arancione. Poi un'altra carta, Zombira l'Oscuro, l'unica sua pecca è stata avere scritto Zombira sull'artwork, e allora siccome le scritte sulle figure non ci piacciono, gli è stata semplicemente rimossa. Poi ci sono delle carte censurate chiaramente per motivi religiosi, è l'esempio di Buten, che gli è stata rimossa l'aureola in quanto è un porcellino con l'aureola, poteva far intendere a qualcosa. Porco Dio! E questa è una bellissima rappresentazione di quella figura mistica. Questa rimozione dell'aureola è tipica di tutte le carte che presentano l'aureola in Yu-Gi-Oh, come ad esempio Angelo 07, in cui non si capisce neanche che è un angelo se non per l'aureola, però giustamente gli è stata rimossa, quindi sembra un robottino. Angelo Splendente, aureola rimossa, quantomeno gli sono rimaste le ali. E infine Ragazzo dal Cielo, che qua in questo caso fortunatamente gli è stata rimossa l'aureola, in quanto alla pancia di fuori fa anche un po' schifo. Un'altra carta che non sanno in molti che è stata censurata sono le Tavole del Destino. Sono 5 carte, quando le componi tutte appare la scritta In realtà nella versione originale compariva una parola molto più semplice e diretta, che era Death. Poi, sempre per altre carte non socialmente accettate, ci sono Ciclo Acqua Specchio e Abissosfera, dove nella loro versione europea si vede qualcuno che, boh, sembra sofferente per un qualche motivo. In realtà, guardando la versione orientale, si vede che in entrambe il personaggio sta proprio agonizzando. E probabilmente, non so, la gente che soffre qua in Europa non c'è, perché non siamo in Africa. Ok, censuriamolo. Per concludere, censure sulle armi da fuoco, che ci piacciono sempre. Il povero drago sputafuoco è stato dotato di una pistola a raggi laser, probabilmente perché le armi da fuoco sono
più cattive. Stessa sorte per Drago Revolver, che compare con un artwork anche carino, con queste pistole azzurre che sparano raggi laser, mentre nella versione originale era molto più semplice, con tre pistole. Stessa sorte gli ingranaggi antichi, come soldato ingranaggio antico, cannone ingranaggio antico, in cui di antico hanno ben poco, perché sparano anche loro con delle armi fluorescenti, mentre la versione originale era molto più semplice, con delle normali canne. Chiaramente ci sono moltissime altre carte censurate di ogni tipo, genere, e quindi ci vediamo presto cercando di vedere più tette possibili, che sono le censure migliori. Iscrivetevi!